Amici di Itinerario, come saprete, noi seguiamo con particolare interesse le vicende dell'Istituto Scientifico Aeronautico ed Economico Gabriele D'Annunzio di Corropoli e quindi siamo qui in occasione della festa dei 100 giorni organizzata dagli studenti. Ebbene sì, mancano soltanto 100 giorni alla conclusione di un percorso quinquennale di studi, di sacrifici, di impegni che hanno visto questi studenti sotto la guida dei loro professori e affiancati dalle loro famiglie ad affrontare, diciamo, un grande impegno e quindi giungere a conclusione di questo traguardo molto importante. Ebbene, per loro si aprono le porte della maturità, quindi vogliamo augurare a questi ragazzi e alle loro famiglie un in bocca al lupo. Nell'atmosfera goliardica della festa degli studenti del Val Vibrata College incontriamo il vicepreside, il professor Alessandro Attanasio, che è il figlio del celebre professore Attanasio, e a lui chiediamo, insomma, questo nuovo ruolo di vicepreside, come intenderà svolgerlo. Ma buonasera a tutti, è sicuramente un onore essere il vicepreside di un liceo così importante della zona, che oltre a caratterizzare i ragazzi per le materie scientifico-umanistiche riesce a, diciamo, potenziarli per quanto riguarda l'aspetto sia aeronautico che economico. Diamo molti sbocchi professionali, ci sono ragazzi che riescono a entrare senza problemi in aeroporti, torri di controllo, chi addirittura dopo 3-4 anni riescono a entrare in compagnie aeree di volo, quindi sicuramente è una delle scuole d'eccellenza della zona. Professore, mi ha colpito molto la simpatia che lei riscuote tra questi studenti. Vabbè, quello è una caratteristica mia, però è anche, diciamo, un metodo di insegnamento. Insegnare materie pesanti come matematica e fisica non è facile e quindi rendere la lezione leggera tramite piccole sketch o battute riesce a rendere più piacevole la lezione e l'apprendimento di queste difficili materie. Senta, quando si verificano casi, diciamo, di ammonimenti, di provvedimenti disciplinari, come si comporta? Ma diciamo che qua provvedimenti disciplinari ne prendiamo veramente, veramente pochi, perché i ragazzi hanno una disciplina e un rigore esemplare. Quindi è anche una delle caratteristiche della nostra scuola. Professore, il rapporto con le famiglie? Ottimo. Ottimo, c'è un rapporto eccezionale di aiuto reciproco, perché è ovvio che per rendere una scuola ottima, oltre al fatto di avere ottimi docenti, ci vogliono pure delle ottime famiglie dietro.
Bene, quindi festeggiamo questo traguardo del diploma di maturità di questi studenti e auguriamo loro, cosa auguriamo? Grandissimo in bocca al lupo, se lo meritano per tutto quello che hanno passato quest'anno, che non è stato facile per nessuno, però maggior ragione per loro che hanno dovuto subire un cambio sede, insomma periodi di scuola il pomeriggio che effettivamente hanno reso quest'anno più difficile rispetto agli altri. Quindi ricordiamo che ci troviamo in una sede provvisoria. Sì, diciamo provvisoria, però è una ottima sede, nuova, e infatti invito chiunque a volesse visitarla a venire, perché sicuramente grazie all'impegno della fondazione abbiamo trovato una sistemazione direi ottima. L'orientamento com'è andato? Ma l'orientamento diciamo per il momento è andato abbastanza bene, speriamo di incrementare i numeri, quello è quello che tutti ci auguriamo. Come? Invitando magari le famiglie a vedere la struttura, a vedere magari anche ad assistere ai nostri metodi di insegnamento, e speriamo vada bene.
tutte al cielo, tutte mani su, su. Ragazzi, 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 ragazzi,